adesso questi personaggi che chiamano, il nostro numero fisso che vi ricordo è lo 0423 73 6690. Dunque adesso invece dovremmo essere collegati con Gianfranco Becker. Gianfranco, ci sei? Pronto? Pronto? Ciao, no, sono Sandrone. Ah, ciao Sandrone, carissimo. Ciao, come stai intanto? Abbastanza bene, voi? Bene, bene, cosa stai facendo di bello? Stavo guardando la televisione a vedere se c'è qualche cagata da comprare. Ah, sappiamo. Sandrone è un esperto delle televendite, giusto? Ho comprato un frullatore che frulla il capomare. Addirittura, fantastico, eh? Se puoi mettere dentro tutto, ti frulla tutto quanto, ti viene fuori un omogeneizzato veramente omogeneo. Fantastico, veramente, dai. Sembra proprio come dici lo slime, ti ricordi quella cosa che ti tiravi e ti si attaccava il nucleo verde? Ah, ho capito. Una poltiglia. Ascoltami, ho sentito dire che se tu vai a quando gioca il Verona, allo stadio tutti siamo. Certo. Se vai allo stadio e praticamente vai allo stand della GSM. Sì. Posso dirlo? È un messaggio promozionale questo, sì, è vero. Ecco, se vai allo stadio della GSM e aderisci alla nuova offerta Enel, a GSM Energia, sì, più chiaro. Avrai in omaggio la maglia ufficiale dell'Hellas Verona, è vero? Eh sì, però a GSM Energia, mi raccomando. No, devi sbagliarti, mi raccomando. Avrai appunto la maglietta ufficiale dell'Hellas Verona. Bravissimo, che è successo? Mi sono dato una smartellata sui maroni. Ho capito, va bene, dai. Allora dai, mi raccomando, vai alla partita. Allora vai lì a GSM Energia praticamente aderisci a questa roba e ti regalano la maglietta dell'Hellas Verona. Esatto, ti regalano la maglietta dell'Hellas Verona, sì. Ufficiale. Originale. Originalissima. Alta cellulosa profumata per sole 1000 lire. Non lo so, questo non lo so, però va bene? Ok, ci vado. Va bene. Grazie, sai dell'informazione. Ma sei figurati. Un amico, sai. Grazie a te. Grazie dell'informazione. Sì, sai, grazie. Ciao. Ok, ciao. Perfetto. Allora, anche il nostro Sandrone ha ricordato di AGSM Energia, recandosi appunto allo stadio e facendo questo tipo di contratto, avrete appunto in regalo la maglietta dell'Hellas Verona. Ok, sentiamo se c'è qualche altra telefonata in linea. Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi figlioli. Sì, mi dica. Una sola domanda, cortesemente, se può rispondermi. E per caso, cioè, è Nacolo? No, Nacolo non c'è, mi spiace. Pensavo ci fosse. Sì. Niente, mi allora. Spiace, va bene? D'accordo. Ok, d'accordo. 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 Ok, grazie. Don, sembrava un don questo. Buongiorno, grazie. Vabbè, sentiamo qualche altra telefonata. Sì, pronto? Pronto, ciao, sono ancora Benito. Ah, carissimo Benito, che chiami spessissimo. Volevo dirvi una roba. Sì, nostalgia andare, di su a mangiare da Chang. Da Chang, sì, certo. Cammina nel marciapiede a sinistra perché nel marciapiede destra che è pieno di merda. Va bene, ok, grazie, molto ciao. Gentile, grazie. Vabbè, sentiamo un po'. C'è la Nella adesso? Sono pronto. Ciao Nella, carissima. Infatti è il momento di collegarci con te. Sì, perché sai, è venuto un po' di trambusto. Figurati. Come stai Nella, intanto? Bene. Oh, sono contento che stai bene, dai. Sì, mi è passata questa bronchite che la mecosava, mi è passato tutto. Noiosa proprio. Sì, ho ancora un po' di smosse, che diceva un po' di raspeghin, però adesso... Cosa ho avuto mai? Adesso che ho messo lì la caldaia dell'Etri, adesso fantastico. Marco con caldaia in casa. Allora andiamo con un altro messaggio promozionale, bisogna ricordarlo. Se avete bisogno di una caldaia nuova, www.letri.it. Che loro corrono subito a casa per installarti il tutto. Perfetto. Una caldaia di nuova generazione. Va bene. Ecco. Ok.
pensanti, quelli intelligenti. Quelli intelligenti. Ecco. Ok, allora ecco, ricordiamo anche il sito, tra l'altro, fratelliledri.it per... No, aver... www.ledri.it. Ah, ledri.it, perfetto. Io fra me, ma sul sito c'è www.ledri.it. Ah, così è più veloce trovarli, perfetto. Esatto. Ok, va bene. Nella, va bene, beh, tanto sto bene, ma volevo sapere se hai come sempre i tuoi ospiti, eh? Ci sono? Ah, ma le pianta qua. Ah sì, c'è sempre il califfo. Ah, il califfo. Lei è qua, non si muove più. Non si muove più, a CP. Nel letto col Gino mi ha buttato in cameretta, come nel letto matrimoniale col Gino me lo immagino, sì, no, immagino il concerto notturno che faranno, Oh, sì, uno sì. Russa, l'altro Lofia. Fantastico. Senti, possiamo sentirlo il califfo, mi piacerebbe. Pensa che mi arrosterà i capelli l'altro giorno, no? Sì, sentiamo. Mi ero fatto i lissi, dico, aspetta, va che dai. Vedo come sto con i capelli. L'anella con i capelli lissi. È cantante dei Ramone. Ho capito. Sì, sì. Ora, non fa, ma via che non te ne accorgi niente così. No. Beh, mi te manco un giorno. Un giorno. Beh, sono arrivato la mattina. Sì, dove? Dopo che sono svegliato a Padova le finestre. Ah, ho capito. E c'era un'atmosfera che sono più fuori a risa come prima. Ho capito. Un'atmosfera non sonora, sì, certo. Padenare il tuo stallone. Sì, ho capito. Senti, cioè, ma il califfo me lo puoi passare? Perché mi piacerebbe salutarlo. Perché, insomma, siamo un grande personaggio, insomma. Califfo! Franco Califano, ricordiamo. Califfo, insomma, lei qua. Ospite dell'Anella in quel di Valgatara. Califfo, carissimo, ci sei? Pronto? No, non ci credo. Sono no, Benito, ma non è possibile. Guarda, ma c'è qualche interferenza. Cos'è? Sì. Sono qua perché la nena la sta di Singa Chang. Ah, ho capito, ho capito. Beh, sono mica tanto, nella verità, però. Comunque in un attimo sei arrivato, ho capito. Non ti dico niente di niente. Sì, meglio, meglio, vada meglio stavolta, sì. Dai, ok. Però posso dire una roba, sì. Che veramente quando ti entri in camera del Gino col califfo, non dorme niente. Va bene, ok, grazie, okay, grazie. Ciao, molto gentile. Ciao, 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 ciao. Va bene, dai, sentiamo adesso il califfo, se finalmente c'è. Califano, carissimo, ciao. Buongiorno. Ciao, ciao. Buongiorno. Come stai? Come stai? Abbastanza bene. Ah, stai abbastanza bene? Sì, dimmi tutto. Tutto a posto. Ah, sì. Sono qua. Sì. Qua, ora, se mangia. Si mangia? Ah. Si mangia, si beve. Sì. Ma dopo nel pomeriggio cosa fai di bello? Niente. Niente. Due chiacchiere con Gino. Ma guardi la televisione anche? Che fanno un calcio. No, c'è qualcosa interessante. A te il calcio non ti interessa proprio. Niente, papà. Vabbè, insomma, niente, insomma. È così. Vedi due cose che corrono presso un pallone. No, non ti piace, no. Ma c'è qualche vabbè, c'è qualche sport che ti interessa? Ma qualcosa c'è. Un calcio. Niente, non ti viene. Bene, vabbè, ok. Ti piace lo sport dal materasso? Da materasso. Quello ti piace. Quello ti piace. Come? Sì, certo, ho capito tutto. Capito. Va bene. Capito. Vabbè. Hai capito? No, ho capito. Ho capito. Grazie, Califfo. Grazie, Ciao, alla prossima. Grazie. Ciao, caro. Risentiamo Nella, dai, così la salutiamo. Ci piace, appunto. Pronto? Sì, Nella, carissima. Ha capito la volta? Sei un'avventura in un. Di che discorso ti fa fatica a capirlo? Si fa un po' fatica, si capisce sempre. Non quella che non gliene frega, quello si capisce. Però per il resto va bene. Califfo, dai, è un piacere averti sentito. Nella, è un piacere averti sentito. Anche non te ne dice in cattivo come un amico. Senti, Nella. Senti, vabbè. Sentinella, okay. Va bene. Nella, guarda, grazie, è stato un piacere sentirti. Sì. Ci risentiamo domenica prossima, va bene? Va bene, ciao, Nella, ciao.